Ciao ragazzi, in questo video vediamo come bruciare un pezzo di carta sfruttando la pressione. Per realizzare l'esperimento ci servirà un dispositivo noto come accendino pneumatico o accendino a compressione. Come potete vedere, si tratta essenzialmente di un tubo cilindrico in plastica in cui viene fatto scorrere un pistone mobile e sulla parte finale di questo pistone sono collegati un paio di anelli da vuoto che impediscono all'aria di uscire durante la compressione. Se quindi facciamo scendere velocemente il pistone, l'aria all'interno del cilindro subisce una trasformazione in prima approssimazione adiabatica, ovvero senza scambio di calore con l'esterno. E dunque, a seguito della drastica diminuzione del volume, la temperatura aumenterà bruscamente. Possiamo convincerci di questo inserendo all'interno del cilindro un piccolo pezzo di carta o un pezzettino di Scottex. Infatti, nel momento in cui avviene la compressione, il pezzettino di carta comincia a bruciare, poiché l'aumento di temperatura è tale da provocare il superamento della temperatura di autocombustione della carta, che si aggira intorno ai 230 gradi. Come potete vedere, l'intero processo avviene piuttosto rapidamente, ed eccone quindi una versione in slow motion a 500 fps che ci consente di vedere meglio quello che accade. Per maggiori dettagli sull'esperimento potete consultare il link qui sulla destra e come sempre, se vi piacciono questi video ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su Facebook ed Instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.